Buongiorno a tutti cari amici di The Upsu Game e di WorldofWrestling.it. Qui è sempre Jake in compagnia di Peppino per il Jake e Peppino pre-show, ragazzi. Quindi questa volta proprio non commentate perché è tutta un'altra cosa. Il pugno proibito. Il pugno proibito, non so cosa. Manca Big Show, che fine avrà fatto Big Show? Te l'ho detto, ragazzi, e sta facendo il film. Commentate anche voi se vi manca Big Show, che cavolo, è un po' che non si vede più il bestione. Comunque sbaglio o fa freddo qua dentro? Sì, si gela. Vedi il fumo che si gela, siamo in inverno qua. Perché noi stiamo registrando dall'altra parte del mondo, quindi fa freddo qua. Se qualcuno si stupisce perché siamo qua con la felpa, sono qui con la felpa. Infatti, lo spiegheremo nello speciale dei 2 centesimi e due video, c'è poco perché da spiegare due centesimi passati. Esatto, dai, perché ragazzi dovete capire che questo qui è un pre-show che stiamo facendo, come che dice, è un pre-show, solito pre-show. Sì, solo lo so, che solo a che noi sembra di fare le, perché noi pirloni non ci siamo ricordati che il pay-per-view è tra due settimane, quindi è uscito, quindi questo match che adesso andremo a simulare, che esatto, è Chris Jericho contro Bray Wyatt. Bellissimo, in un uno contro che ispira uno. Hype. Wow. E poi io avevo detto, eccolo qua, che Chris poi Jericho. Io avevo detto, aspettiamo a fare quelli pre-show, facciamo il Fatal 4-Way prima, magari mettono qualche incontro bello dopo, perché insomma Wyatt e Chris Jericho per me non ha ragione di esistere come incontro. Eccolo, però, qua, perché questo non c'era l'altro più bello, ma non è fedele, vabbè, non è fedele questo qui, non avrà l'immagine, ma è più fedele secondo me. Poi c'è, vabbè, dopo ci sono ovviamente gusti, questo qui esteticamente mi sembra quello più simile. Poi dopo ognuno la pensa ma, come ma c'è una stipulazione etica, oppure è una cosa la, la stipulazione è per adesso normale, per adesso, quindi baby, poi vedremo se la WWE che a Raw fanno qualcosa, se la WWE infatti ha in mente di cambiare. Per noi è una grande da quello che io dico, quegli incontri qua non è bello farli, siamo quelli un po' più seri. Guarda un attimo lo schermo e trovo i Battleground. Ma c'è. Battleground mi sa che non c'è proprio. Non c'è. Però se vuoi riguardare bene. Allora facciamo così, noi andiamo nel. Scarichiamo anche Battleground. Scarichiamo anche Battleground. Allora andiamo in. Ecco, così infatti vi faccio vedere. Imparate a scaricare. Esatto, imparate a scaricare le superstar, le arene e tutto quello che ci va dietro. Sempre un sempre po' di più, se l'arena ti dà. Poi ci sono quei momenti qua che il pigno impazzisce, ragazzi. Sì, l'altra volta mi sono volate via le cuffie, però l'arena ci sta. Download, eccolo qui. Andiamo a cercare in arene. Arena? Imperdibili. Passata rustica. No, quella era Cirio. Un po' di più l'arena. Vabbè, ti dà. Qui ci sono un po' di arene, ragazzi. Le arene, guarda che guardiamo bello. Se troviamo Battleground, se qualcuno le arene l'ha creata. Backlash, ma prendono Battleground, la stampante 3D, tirano fuori un'arena, te la fanno su con la stampante 3D, viene sul ring, la scenografia Armageddon. Bruce Willis che va a salvare la terra. Nessuno che mi ha creato un Battleground. So che è un pay per view un po' così obsoleto. Eccoci qui, ragazzi. Eccoci qui dopo varie imitazioni. Una lunga pausa di 7 minuti e 53 secondi. Esatto, io cercavo Battleground e lui imitava Berlusconi, non so. Però alla fine poi va in video. Poi alla fine vediamo i minuti. Ah, l'imitazione di Berlusconi non gliela fai vedere. Se mai la rifai. No. Chris Jericho, eccolo qui, e Bray Wyatt. Se no la metti in backstage. Bray Wyatt, eccolo qua, sì, la metteremo magari in backstage, adesso vediamo quanto durerà questo match. Pochissimo. Noi perché? Ragazzi, abbiamo scaricato la prima arena che ci è capitato.
non l'abbiamo, ne abbiamo fatte passare perché sì, nel senso il primo battleground che Che forse anche l'unico, mi sa, perché esatto, scegli l'arena, battleground, arene create, l'arena ti dà battleground, eccolo, mamma mia, ma non è male, non è male, c'è sì, c'è boh, vabbè, vediamo, comunque esperienza match epica entrata, sì, possiamo iniziare. Ecco qua. Oh, popcorn, dai, popcorn. Noi popcorn non ce li abbiamo, però ci abbiamo delle caramelle e l'acqua vita snella. Le caramelle? Oh, ci abbiamo i... Sì, vabbè. Sono un po' finiti. No, lascia perdere. Sono lì aperti da giorni. No, no. Quindi non ci scopriremo. Gli arachidi. Gli arachidi. Esatto, hai ragione. La catapulta infernale. Oh, eccoci qua. Ah, Fisierico parte così, così. Risparmiati con i fuochi d'artificio. Sì, sono andati un po' a... Siamo proprio... Perché recentemente... Questa è l'arena di Battleground piena proprio, Cioè gli spalti là sopra, neanche a parlarne. Un certo perché... di Vasco c'era più gente. E intanto... Tanto arriva Vasco, no? Jericho! L'entrata quella di adesso. Sai che è la prima volta che la vedo l'entrata così. Vedi, te l'ho detto io che Chris Jericho. Ma che minchiata che hanno fatto! Perché? Ma dai, si può! Ma perché? Così è entrata di Chris Jericho. Guarda la faccia. Ragazzi, guardalo com'è, a Peppino non piace Chris Jericho. No, cioè, mi piace, ma guardalo, non sembra un po' Demis. Adesso capisco perché sta rivalità Jericho e Demis. Sì, esatto. Perché nel gioco, infatti, insomma, si assomigliano, Ma dai, fa l'entrata con la giacchettina. Ma da quando questa? La cresta, il ciuffo in piedi, pieno di gente a acclamarlo, guarda proprio, vai tu Jay, se c'era qua Franchini, oh, copiosi, vai tu Jay, vai tu Jay, mabba, no, oh, beh, bravo, ma Peppino, io non... ragazzi, dovete capire che Peppino, no, allora, senza spieghiamo... l'Undertaker, no, allora, spieghiamo, cioè, io non è che, ma c'è le lampadine anche sugli Isley, ah, no, 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 sono solo dei brillantini. Per riflesso. Brillantini molto flare. Sexy. Sì. No, stavo dicendo. Vai, che dimmi. Non è che ce l'ho. Non mi piace Chris Jericho. Non mi piace proprio questo incontro. Cioè, ha messo. Cioè, un pay per view mi tirano su una rivalità buttata lì come una. Cioè, Wyatt e Jericho. Ma cosa c'è di strano? Si sono visti due giorni già a fare il pay per view rivalità e fare. Ma che non hanno niente a che vedere uno con l'altro? Perché questa rivalità senza senso? Preferivo con The Miz piuttosto, che hanno litigato, no, un po'. Con Wyatt non ha fatto niente, che cavolo c'entra? Cosa, che... Beh, non dov'è ha il fatto filo niente. Logico che unisce Wyatt e Jericho? Qual è? L'ha spiegato Bray Wyatt a Raw. Allora, se l'hai capito, spiega. No, non l'ho capito. Ecco. Vabbè, il filo logico è solo che Chris Jericho voleva affrontare Bray Wyatt, appunto. Ma non ha, ma che è tornato solo per quello, esatto. Ma poteva star via allora, perché sinceramente no, vabbè, a me piace come match. Adesso vediamo qui se il gioco io qua faccio anche fatica a fare un pronostico, perché Chris Jericho, io pensavo, mi dispiacerebbe dire lo faccio perdere, perché alla fin fine mi sta anche simpatico lui, però non ha senso, non mi piace come incontro, cioè alla fine io ti faccio vincere, secondo me, il mio pronostico, io faccio vincere Bray Wyatt. Beh, perché sappiamo ormai che parte fa. Ma no, ma so che Jericho è venuto qua solo per rompere le scatole due mesi e poi va via ancora. E allora preferisco far vincere Bray Wyatt. Beh, ovvio, anche perché gli daranno un push esatto. Come tutti sappiamo, ormai Chris Jericho fa questa parte. Stavo notando un attimo l'arena, mi sembra comunque un po' spoglia. Non è curata nei minimi dettagli. Vabbè, c'è il logo Battleground lì al centro del ring, molto piccolo. Hai detto tu che cercano di tagliare le spese. Quindi a proposito, stavo dicendo delle spese. C'è Vince McMahon, recenti notizie che volevano addirittura tagliare i fuochi d'artificio.
Guarda che non c'è più la bionda, ma c'è la mora questa volta. Mi interessa, non ha. Per me non ha senso. Quindi punto, non guardo neanche il pubblico. Perché... E cosa guardi allora? Guardo l'arbitro che ogni tanto appare dal lato destro. Da nulla. E poi oltre comunque stavo parlando dell'arena, poi vabbè ragazzi, stavi parlando tu dei fuochi d'artificio. Sì, i fuochi d'artificio, ho già detto che vogliono tagliare i costi e vogliono addirittura tagliare i fuochi d'artificio, certo, perché i soldi, ragazzi, dovete capire che Vince McMahon gli servono per pagare i part-timer come questo pirlone qua che vengono, fanno due pay per view e poi vanno via. E allora noi tagliamo i fuochi, tagliamo le scenografie belle, tagliamo tutto, ma abbiamo un incontro del secolo, ragazzi, Bray Wyatt contro Chris Jericho. Non lo vedremo più per chissà quanti anni un incontro così. Ma non devi incazzare perché il part-timer Brock Lesnar ha battuto l'Undertaker. Allora, ragioniamo sul part-timer. Io sto parlando di questo part-timer. Quello là è fin troppo, quello là una volta all'anno va bene. Però è come Babbo Natale quello là. Notizie danno che un'eventuale vittoria del titolo WWE di Brock Lesnar a SummerSlam, quindi si prospettano, cosa lo vince a fare? Che si poi... prospettano più apparizioni, più presenze, quindi penso che prenderanno tutte quelle che ci ha sparso e le metteranno in un unico mese, 2-3, così prima. Poi basta, così poi liberiamo per 2 anni non lo vediamo più. Per me arriva l'Under Spencer e prende la cintura lui. Sì, certo. Under, speriamo ancora in te. E intanto qui il match comunque è fa schifo, abbastanza equilibrato. Sì, sì, stai guardando lo stesso match che guardo. Ma va a finire come Brasile, Germania, 7-1. Mamma mia, una Germania olografica. Sì, ma non è che dobbiamo commentare la partita Germania... C'è stato il mio stato che ho fatto visto, durante la partita che ha riscosso successo. E facciamo molto ridere. E intanto l'arbitro si prende quasi un braccio teso da Bray Wyatt, che Bray Wyatt lo rifila a Chris Jericho. Comunque parliamo un po' del pay per view. Quindi parliamone. Sì, no, ma cos'è che stavamo dicendo oltre di Brock Lesnar? Stavamo parlando un attimo di Brock Lesnar, di queste sue... Ma stai sparando cavolate, lascia perdere. Ma non è vero. Storie perché... senza... Sono sì, come le mie bombe di muschino. Dopo la lanci. No, comunque equilibrato, perché di schienamenti non ce ne sono stati molti. Quindi lo vedo bello come match. Poi nella realtà non lo so. Ma comunque qui ci si prospetta un bel match. Wow. Poi ovviamente Bray Wyatt avrà i suoi due scagnozzi. Esatto, che qua a proposito, notizie per gli scagnozzi. Secondo me a tutti gli scagnozzi in ascolto. Ascoltate che hanno notizie per voi. No, i due sono lì. Avranno un match a Battleground o no? Perché loro stanno continuando questa faida per la coppia. E prima o poi a forza di tenta. Ok, basta. E ci sono anche loro due, ricordiamo. No, e comunque adesso cominciano a prendere bene la Wyatt, ma ciao che bene, e cominciano a essere gli idoli. Ha cominciato a rimettere la parrucca bionda. Mamma mia. No, comunque questa Wyatt Family, a forza di continuare, abbiamo visto che l'ultimo match l'hanno vinto loro con una furbata, perché non era l'uso giusto. Non era l'uso giusto. Esatto. Un uso scorretto. Però l'arbitro purtroppo non ha potuto fare niente. Lo comprendiamo, anche noi ci confondiamo, sono uguali. Esatto. L'unica roba che puoi distinguere è la... Cioè, ma come fai nel momento che sei lì? Devi andare a guardargli la faccia. Che uno deve dire, aspetta, quale sei? Dai. Quale sei? Anche loro. Dimmi un nome. Dimmi il tuo nome.
No, è Fast and Furious. Ma come cavolo ti chiami? Ma chi sei? Chi è che ha smontato Chris Jericho da spettacolo, ragazzi? Chris Jericho, sì, mi sa, guarda, mi sa che il pezzo delle imitazioni lo tagliamo. Chris Jericho, no, da sì, spettacolo. Guarda, cosa vuoi, vedi, tagliare? Vedi, vedi, ci volevo Chris Jericho per fare questi salti qua, ragazzi. E non criticarlo. No, ma non lo critico, io critico l'incontro, non critico. Sì, sì, ok, ok. Guarda che figura di me che pare. Guarda, Jerry Lawler cosa sta dicendo? Consenta, vabbè. Oi, com'è che si chiama la finisher di Chris Jericho, Cole, adesso che non mi ricordo? Ah, le Wall, le mura di Jericho. A parte Wolf quella, Walls of Jericho, che era sotto missione, ma dico proprio la finisher. È ubriaco Bray Wyatt, è ubriaco, ha bevuto. Vedrete martedì. No, gli ho fatto la finisher, quella con Larry Flair. Quella con la ginocchiata, adesso non mi viene in mente. Perfetto. E... e comunque, nonostante la finisher, non tenta lo schienamento il nostro Chris Jericho. Andrà a finire di perdere, se continua così. Cos'è che tenta di fare? Una powerbomb con un È un numero questo, però. Mamma mia. Ma hai visto invece la powerbomb di John Cena? John Cena fa sempre spettacolo. La sì, powerbomb, quella la Batista. Ciao che Batista lì è... Mamma mia. Poesia proprio. Come dice, no, dai, non imitiamo troppo il poso. Olografico. Poi intanto quello dal anche paletto. Qua un volo. Però lo l'arena schiva, ti dà. Lo schiva Bray Wyatt. Attenzione Bray Wyatt. No, solo conto di uno. Comunque stavo dicendo dei tag team della Wyatt Family, che a forza di tentare adesso o a Battleground o a SummerSlam vincerà i titoli sicuramente. Cioè, a forza di dai. E poi siccome il tag team ce l'avranno questi Wyatt Family, che sono il, arriverà Goldust e Stardust. E perché? Beh, sono face, ma anche gli Usos sono ma face. Ho capito, ma comunque rischi magari di... Oh, attenzione! Uno, due... Mamma mia, perché ha fatto la finisher Bray Wyatt. Sì, fanno vedere l'arbitro quasi, è già tre volte che fanno schienamento, ma l'arbitro non lo vediamo. Vabbè, comunque vediamo. Adesso sono in parità, perché comunque come finisher sottomissione. E comunque sottomissione di Jericho, attenzione, sottomissione. Consenta di farle lottare. Attenzione! Mamma mia, sta per cedere. Sta per cedere. Non c'è. Niente, non ha ceduto. E mi consenta che le propongo, anzi, le faccio notare questa, che l'arena non è fedele. Se poi vedete il backstage sapete di cosa parlo. Esatto. Doveva essere fedele, mi consenta, ma non è fedele. Esatto. E se non è fedele, diamo l'azienda a Pier Silvio, che è meglio, perché fedele non Walls è fedele. Walls of Jericho in arrivo. Walls of Jericho in arrivo, la vedo male. Prendi le corde. Attenzione, vicino le corde. Prendi le corde. E le ha prese. Complimenti a Bray Wyatt. Si è spaccato il culo, diciamo. No. E però gli ha fatto la finisher. E qui è andata. Bray è quella che si è preso due volte sul gudio il povero De Miz. La corda stavolta niente. Due... e tre, Chris Jericho va alla vittoria, un bel match comunque, ammettilo che è stato un bel match, è stato un bel match, ma quello che dico io non hai ancora capito, che mi fa, non mi piace quello, il pay per view, non mi piace come mescuglio, di perché Bray Wyatt contro Chris Jericho, non lo so, non lo so, ma perché non mi fai Bo Dallas contro Vince McMahon allora, senso ha? Vedi? È la stessa cosa. Ma perché Chris Jericho torna? Perché Bray Wyatt ha iniziato la rivalità con John Cena? Perché comunque John Cena è il beniamino. Lui, Bray Wyatt, c'è nessun... Ma John Cena Bray è Wyatt. Lì, è fisso. Questo qua non è fisso. Ma Bray Wyatt c'era su con la gente che è amata dal pubblico. Ma è amatissimo Chris Jericho. Beh sì, sicuramente di più di The Miz. Quello sì. Comunque è amato e comunque facendo questo match e poi facendo vincere magari Bray Wyatt. A SummerSlam avremo Bray Wyatt contro Roddy Piper, va bene? Questa è la mia bomba di oggi. No, però la bomba della Battle Royale, volevi dirla o no? No, diciamola quando facciamo quello della Battle Royale. Hai ragione anche te. Che parleremo di Kane,
di Randy Orton e di tutti quei personaggini lì, tutti loschi, che stanno tutti sotto le care, le chiappe del nasone. Parleremo, ne parleremo. Ne parleremo sicuramente. E c'è molto da dire su questo. E se volete fare qualche... Meditate, gente, meditate. Io aspetto anche il ritorno di The Big Show. E se Mark Henry? Fine ha fatto. Vende i cioccolatini al supermercato. Ah, ah, non nel vasettone da quei chili della Nutella. No. Il Nutellone era lui, no? Anche... non lo so. Bisogna chiedergli bene. E tra l'altro, avevi ragione, perché l'ho visto proprio l'altro giorno. Finlay. Che fa, è nei dirigenti, vedete che si è preso anche la spia, povero, povero Finlay, si è preso la spia da Roman Reigns. E su Twitter l'hanno twittato in parecchi, gli hanno scritto proprio su Twitter. Povero Finlay, ma dai, lui si è messo in mezzo, poverino, a separarli, bam, spia. Finlay! È l'unico che poteva reggere la spia di Roman, gli altri si spezzavano. Sì, no, gli altri erano un po' vecchi, c'era anche Jamie Noble. Sì, erano tutti ex lottatori. No, il premio Nobel. Erano tutti ex lottatori. Sì, sì. Ma l'unico più recente era Finlay. E se no gli altri facevano la fine di Jerry Lawler. Esatto. E vi ricordo che noi abbiamo fatto l'ultimo Dietro a Noi, quello di due giorni fa. Esatto. Che abbiamo annunciato lo speciale. Se voi andate lì potete farci qualche domanda sotto. Voi solo dovete domande. Andare sul video, quello del Dietro a Noi, l'ultimo, e fate delle domande sotto, noi cercheremo di rispondervi durante lo speciale. Per la Royal Rumble? Per la Royal Rumble i 20 sono già andati, sì. Ah, sono già a posto, allora dillo perché sennò continuano. I primi 20 ragazzi sono già a posto. Basta commentare, basta nomi per la Royal Rumble, siamo pieni. Solo domande, ragazzi. È già stato fatto. Ok. Solo domande, poche perché insomma non avremo tempo di rispondere a tutte. Sono già tante. Quelle che sono arrivate adesso, non so se... Sì. Però... cercheremo di fare il possibile. Esatto. E spero che vi siate divertiti a vedere la nostra intervista anche dall'altro giorno. Esatto. E vi lascio magari date anche un parere, vi lascio magari il link in descrizione. Vi ricordo come sempre ricorda anche di seguire le live, anche se noi non ci saremo, però devono sempre seguirle perché facciamo parte del gruppo. Però adesso non mi ricordo quando è il giovedì 17, giovedì 17 alle ore 17:30. Alle 17:30 giovedì 17 sarà la live. Esatto. E che purtroppo adesso con problemi di orari noi continuano a farle non riusciamo a presto partecipare. Se le facevano la sera c'eravamo ancora anche noi, però per questa e per quella scorsa non ci siamo stati. Niente da fare. Speriamo nelle prossime che le facciano in orari consoni anche per noi, che così almeno possiamo rivederci. Esatto. A tu per tu ed è un potrete po' che non divertirvi, altrimenti dovrete aspettare Milano. Esatto. Io ho detto tutto, vai. Infatti, non ti fermi più. No, volevo solo ricordare, se state guardando il sito da se state guardando il sito cosa? Se state guardando il video da worldofwrestling.it, cliccate l'icona YouTube che vi manda su YouTube in modo che potete commentare, mettere il mi piace o il non mi piace e iscrivervi se volete. Così non perdete più nessun nostro video. Così arrivate anche in anticipo prima degli altri e potete scegliere i partecipanti. No, perché se sei iscritto ti arriva la mail. Ah. E quindi sì. Quindi sei uno dei primi comunque che sa del video, quindi sei uno. No, beh. Ehi, tu che ci guardi. È così. Sei uno dei primi. Chi popola YouTube sa come funziona. Siete i nostri scagnozzi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Ciao.